Ciao a tutti ragazzi appassionati di motori, oggi siamo qui in questo secondo episodio di Valentino Rossi di Game in cui lui andrà a gareggiare a Termas de Riondo. Vedremo le sue capacità alla guida e lui come ti reputi in questa avventura? Assolutamente non esperto. Assolutamente non esperto. Giocare a livello esordiente a FIFA. Ok. Comunque, però giocherò a livello campione. No, quindi giocheremo con le impostazioni dell'altra volta. Opzioni di gara. Metti qualifica e gara. Stavamo facendo un errore incredibile. Dov'è? Solo gara, metti qualifica e gara. Qualifica e gara, no, weekend completo le qualifiche delle cose. Quindi dal consumo. Quindi gomme, difficoltà. No, consumo gomme sì. No, sì, dai, Marco, consumo gomme tra un tempo. Lo metti, no, lo metti. Beh, te! Lo metti. Beh, te! Va bene. Sì, lo metti, ok. Timer penalità no, perché l'abbiamo già detto. Lo sai che arrivo ultimo. No! Arrivo ultimo! No! Io arrivo ultimo! Va bene. Dai, si deve provare. Penalità no, perché l'abbiamo già detto, secondo noi le sceglie fa delle penalità assurde, quindi andiamo indietro, aspetta, ricontrolla. 25% si giri. Sono 6 o 3? No, sì. Facciamo 6. Ok. Qualifiche gara, difficile, realistico lo metteremo. No, danni pesanti. No, non m'avevi visto. Consumo gomme sì, timer penalità no, bandiere disciplinari sì. Ok. Non cambiare le cose a caso. Poi vai su aiuti moto, facciamo vedere aiuti di guida moto, vabbè. Allora fisica. Fisica pro al massimo. In carena automatico perché forte. Premere ideale. Nessuno. Cambio semi automatico. Rewind no. No, io ho messo manuale, vero? Ok, no, semi automatico. Ok, inizia gara. Abbiamo la KTM dello Sky. Come potete vedere lì in fondo, non mentiamo, non facciamo tagli, non facciamo niente perché sennò qualcuno ci verrà a dire sicuramente. Avete barato. Sì. Infatti, noi siamo onesti. Come ci sono arrivati. Adesso vi farò vedere che siamo onesti perché arriverò l'ultimo e non faremo tagli e non riavvierò la gara. Non riavvieremo la gara. Al massimo l'unica cosa che vedrete sarà il joystick dentro la televisione. Il joystick nella videocamera. Devo farcela. Piove! No, è una bastonata sui coglioni. Vabbè, anche è gli altri. Una bastonata sui coglioni. Anche gli altri andiamo più piano, dai. Allora, sì, salta, vabbè, siamo già incazzati che piove. Allora, facciamo questa regola, aspetta, prima di entrare in box, prima di entrare in pista, scusa. Facciamo questa regola. Avremo due giri a disposizione. Sì, va bene, intanto il tempo va, tanto ci abbiamo 40 minuti. Okay. Avremo due giri a disposizione per fare il miglior tempo possibile. Ok, quindi mai. Quindi no, vabbè, ci proveremo. Va bene. Perché altrimenti le qualifiche vanno a durare troppo, quindi solamente due giri che basta. In questo episodio farà lui. Vediamo, io lo lascio qua, magari parlo. Senza traiettoria ideale. Ma tanto l'ho scritta franga dietro, bellissimo. Franga dietro, tutto va bene. Allora. Perfetto, silenzio già da concentrazione incredibile. Ok, già la prima curva presa male. Vai di là. E taglia tutto. No! Ok, dai, vai veloce. Magari se non ce la fai un giro te lo faccio io di qualifica, dai. Bene. Vediamo. 4-3. E il bello è che questo circuito non ci ho mai giocato neanche al computer, quindi non ho idea. Io quello che ho ci giocato più di tutti, ma senza traiettoria. Pensa un po'. Senza traiettoria. Bisogna che ti alleni in mano, vai. Ti lascio stare. Va bene, basta che non esci, dai. Dai, vai. Gira prima. No! Dammi consigli! Gira, vai, al massimo. Poi dimmi, frena, sta, vai tutto dritto. Fai tutto dritto. Vai dritto. Sono dritto. Vai in carena. Dobbiamo allungare i rapporti. Dimmi, stacca! No, non adesso, aspetta! Stacca! No! Adesso! No, adesso! Oh! No, scusa, ho sbagliato. Assoluta, perché siamo sul bagnato. Ok, vabbè. Ritorna ai box, che è meglio. Ritorna ai box che è meglio che me. Dai, riempi i box. Allora, un giro lo faccio io. Dai, prima che non lo conosco neanche io questa pista, per un attimo. Però perché senza. Io ho bisogno della traiettoria ideale. No, impari. Messa a punto guidata, messa a punto manuale, che io so fare, sono esperto. Marce, le mettiamo più lunghe, dalla quarta alla quinta. È perché il rettilineo è lungo, hai visto che arriva al limitatore alla fine. Allora, rapporto finale va bene così. E ok, le gomme ce le ha messe di bagnato. C'è da bagnato standard perché piove, sì. Spero di sì, vabbè. Sì, ok. Allora, proviamo. Faccio un giro io e poi lo riprovi te se. Però la gara la faccio.
La gara la fai, sì, sì. La quali- un altro giro a disposizione abbiamo, eh. Chi è questo? Non rompermi da... Ma gli posso sputare nei denti? Sputare nei denti? Ok. Ok, allora. Adesso c'è incredibile concentrazione. Parla un pochino che... Okay. Cioè, non stiamo zitti. Intanto Franga sta andando abbastanza bene. Trova qualche difficoltà, giriamo semplicemente... ma questo c'è per l'arco. Va bene, va bene, va bene. Non siamo usciti... Stiamo girando, siamo usciti meno di prima. Stiamo girando 2 secondi più piano di Navarro. Di Navarro. E non si sa se migliora o non c'è tempo. Ah, è vero. Io non mi ricordo i tempi ufficiali delle prove. C'è anche da mettere quello in considerazione. Tanto questa è presa bene, finalmente. Se riesci a superare il track, fai tanta roba, lo sai. Pure stai un po' dietro che gli prendi la scia. Ma... Sì, qua serve la scia, vero, hai ragione. Però rompe le palle, guarda. Che stronzo. Levati! No, da fastidio troppo. Levati! Ok. Dai, primo sorpasso di Franga, eh. Lungo, lunghissimo. Lunghissimo, va bene, va bene, va bene, va bene. Continuiamo, continuiamo. Forse è qualcosa. Niente wind. Non esiste, non l'abbiamo messo. Lo so che non ho. C'è cioè, anche volendo. Comunque casco arancione. Casco arancione. Vuol dire che miglioriamo gli stessi. Oh, grande piano. Ci siamo migliorati, questo va già. Ah! Bene! Oddio! Cordolo. Non rompere le palle! Bella! Questa bellissima! Questa bellissima! Dai, siamo messi bene. Non lo so, eh. Che bella cosa, mi passata bene. Da 2. Dai, buttati. Ciao. Mi butto, mi rilento di prima, Marco. No. 58. Mi sono migliorato. Meglio, di un secondo. Basta. Abbiamo detto 2 giri. Quindi niente. Torniamo ai box. Ragazzi, adesso vediamo un attimo informazioni di sessione, ma andiamo avanti il tempo e vediamo. Salta a gara. No, come, scorri tempo. Vediamo. Undicesimi, tredicesimi. Comunque. Quattordicesimi. Quindicesimi. Sei in grado? No. Ok. Facciamo indietro. Partiremo quindicesimi, che sul bagnato, prima gara. Diciamo che. Magari c'è il sole. Magari ci verrà, la prossima gara c'è il sole, quindi... Adesso, bam, sole! Sole incredibile! No, magari è ancora più bastardo, bam, sole, qui sta bagnato. Però sì, l'altra volta gioca. Ancora bagnato, purtroppo ancora pioggia. Il tracciato 18 gradi, non tiene niente. Vai, continua, dai. Credo in te, Manu. Ok, ragazzi, siamo in gara, purtroppo piove ancora. E adesso scenderemo in pista, guiderà Manu e speriamo di arrivare a punti almeno. Prendere qualche punticino, almeno a 15ª posizione. Mi sto cacando sotto. Lui si sta cacando sotto perché non so pensa di non essere in grado, però vedremo adesso. No, pensa, non è in grado. Non è in grado, però qua ci sarà la prova definitiva. La prima gara di Franga nel mondiale del Moto3. Partenza. Cioè non è la del mondiale, perché lo siamo. Sì, vabbè, comunque è una gara del mondiale, comunque sia. Le wild card, facciamo cioè, 2 wild card, comunque è sempre se mondiale di Moto3. Anche se perdiamo, non ci dispiace. Però. Sì, però noi dobbiamo arrivare primi. No, non è vero, dai, cerca di arrivare a punti. Già 14esimo siamo partiti 15esimo, quindi buona partenza. Allora, qua cerca i loro riferimenti. Quando loro frenano, te frena. Sta attento, non cadere, mi raccomando. Vai all'interno, bravo. Lascia il gas, però attento. Ok, vai al massimo. Yeah. Prendi la scia, Guevara. In Moto3 quando commentano dicono dietro c'è Guevara. No, questa era pessima, questa la tagli. No, ma è vero. Lo dice. Aspetta, guarda quelli quanto frenano. Ok, va bene, ho preso il punto. Sì, perché stronzo sta ancora, sta attento. Madonna mia. È vero, dice Zonan Filicic, dice dietro, attenzione, c'è Guevara. C'è Guevara, incredibile. Non lasciare il gas in questa curva. Chi lo lascia? Sto vedendo dalla linea verde. Guarda. Vai. Ah, è vero, perché cambia le marce, giusto? Questi stronza sta curva, ricorda. Va bene, un po' larga, il prossimo giro ricordatelo. Porca madò. Senza na. Ok. Va bene. Oddio, c'è Migno dietro. Un po' larga e ti passeranno. Sì, infatti. Un po'. Vabbè, sempre quindicesimo, va bene. Come abbiamo già detto, la nostra
Il nostro obiettivo è andare, per andare a punti. Tocca arrivare a quindicesimo. Sì, quindicesimo ti danno un punto. Poi vai su, mi ricordo tutti i punti. Comunque quindicesimo è un punto. 16-0. Sì, 16-0. Dopo sotto i 15 è tutto 0. Questa pre... Oddio! Qua freni troppo. Vai stretto, attento. Sta attento qua che ci scivola, eh. Ci scivola. Ci scivola. Prendi la scia, Amir. Amir! Vuoi gibola, non gibola. Ok. Bravo, bravo. Va bene qui. Vai. Sta attento. Vai all'interno, prova. Sta attento. Abbiamo superato Amir. Amir. Abbiamo superato Amir. Siamo sempre in quindicesima posizione. Ancora non ci sta creando il gruppo. No, siamo tutti un gruppone unico, va bene. Ma alla moto 3 alla fine così, non è che si crea un gruppo di 20 piloti. Da questo punto di vista. Sì. Prendi la scia, meglio che ti sono passato, almeno prendi un po' di scia e vai più veloce. Ok. Le modifiche della qualifica le dà anche in gara, vero? Certo. Sì, perché infatti vedi come... È troppo presto qua. Sta attento. 17esimo, eh. Vai. Qua al massimo, ricordati. Sì, 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 ho visto. Qua al massimo, piega al massimo. Piega al massimo, vai. Vai all'esterno, vai all'esterno. E frena adesso. Sta attento che qua si scivola. Ma perché questo si scivola? Perché hai visto anche in qualifica, qui si scivolava tantissimo. Frena adesso, bravo. Quasi buona. Ok. No, avevo paura adesso. Sì. Ma però ho rallentato tantissimo, adesso mi sono gli altri. No, dai, ancora là. Sta attento. Troppo larga al massimo, taglia la strada. Non ti grattare il naso. 3, 2, mi sopracciglia. Ok. All'interno, sta attento, bella stretta, bella. Vai, bravo, bella. In questi momenti di concentrazione. Però sei uscito piano. Prendi la scia. Che ti iniziano a prudere le parti del corpo. Bello il sorpasso all'interno. Chiudi che ti riprende. Cazzo, no, c'ho la gomma dietro che è veramente sta pattinando. Ma sul bagnato, sì, vabbè, sul bagnato però non si dovrebbe consumare. Teoricamente, però sul bagnato scivola anche nuova. Cambi di freno! Vai. No, noi siamo onesti. Dai. Sta attento qui lo scalino, prendi la scia. Va bene. Vediamo la velocità massima, prendi la scia il più possibile. Adesso vai via, bravo. Ok, qua dovremmo arrivare intorno ai 235. Sì, troppo presto. Oddio! No, figlio di puttana, gli morisce la... La cagna. Qua al massimo e vai a piegare al massimo. Piega al massimo. Non esci, sfidati. Allora, 3, 2, 1, frena. Perfetta. Sì, perfetto. Sta attento che qua si scivola. Ok, qua è difficile. No, qua slitta veramente. È difficile, è veramente difficile. E poi fisica pro soprattutto, Dice molto. Fisica pro, con fisica standard è al massimo non scivoli neanche sul bagnato. Qua invece... Ma io sento proprio il joystick non ha mai smesso di vibrare, sembra di vibrare nel flat track. Bella questa, la stai prendendo bene, va bene. Comunque ai 17esimi il gruppo lì davanti è sempre... Più lontano. No, vabbè, comunque sono sempre attaccati, quindi... No, va bene. Dai. Sta attento. Vai, massimo. Quanto giri? 1,58. 1,58 è sì come le qualifiche. Giriamo 2 secondi più piano. È anche normale, dai, la prima esperienza in Valentino Rossi di Games. All'interno come prima, però. Madonna, tieni chiuso. Bravo! Vediamo, non ti risorpassa. Bene. Allora, vai. Qua questo cerca le botte. Grande sul cordolo. Bellissimo. Lotta al 17esimo posto. Noi puntiamo. Vedi qui i piloti là? No, puntiamo là. Non li vedo più.
Manca un giro e mezzo, manca. No, due giri e mezzo. Bravo, chiudi, chiudi, chiudi. Ti dico io. Due! Oddio. Adesso. Va bene, perfetto. Stai attento, chiudi la porta. Bravo. Qua. Adesso al massimo, adesso al massimo. Però un pochino esco. Va bene, va bene. 3, 2, 1. Frena adesso. Bravo. Vabbè, all'interno, ma. Oddio! Sta attento. Rivagli. C'è Canet. Comunque va bene. Questa è larga, questa è larga. Vabbè, comunque l'hai tenuta abbastanza bene, dai, va bene, va bene. Vai all'interno! Fa la pazzia, falla, no, all'esterno, no, dai! No, non me la sento. Sto uscendo, madonna. Che palle. Attento, chi è questo? Martini. Pensavo Martini. Va bene, va bene. Bagnieri mi sa che non è. Sì, sì, sicuramente. Però la stessa moto comunque. Va bene. Ho preso veramente male. Ventesimo, manca due giri. Mancano due giri, lo so che è difficile, ma dai. Il gruppone dei primi no, è quasi impossibile. No, il gruppone dei primi. Il gruppone dei primi è quasi impossibile. Appunto si punta al 17° posto. Sì, sì, dai. Cioè qua proprio devi martellare fino a. Oh, cade punto. Qualcuno, comunque sono ancora lì, dai. Ora cade qualcuno, cosa possibile. Io penso a qualcuno di solito ne cade. Oddio! No. No, cazzo, dai. No. Dai, va bene, dai. No. Continua, continua. Vabbè. Vedete raga? Noi distrazione noi purtroppo non usiamo né rewind né niente. Una distrazione fisica pro non è micidiale di più. Vabbè. Concentrazione. Comunque sì. Continuiamo, dai. Vediamo no, di. Ormai è andato a almeno arrivare. Oh, stasera mica ci danno i punti ancora. Ancora no, dai. Ancora sono le wild card, quindi. Oddio, non. Però non due cadute no. Vai, vai. Comunque dai, sono tutti lì comunque. Li vedi lì davanti, dai. Sì, ma noi eravamo prima di comunque con quei tre lì. Eravamo lo so. No. Sì. Diciottesimi, ventesimi, sì. Troppo tardi. Neanche, dai. Vado. L'ultimo giro me lo fai fare a me? Magari riesco a recuperare cioè, qualcosa. C'è una saponetta, ci sto sudando. Va bene. Tenta non allargare. Madonna. Io ho infarto perché a destra. Davvero? Veramente. Mi muovo anch'io anche se non sto giocando. Ok. Quando te lo do? Te? Ah aspetta, fai l'ultima curva, arriva al traguardo e me lo dai. Non potevo prenderla peggio. Proviamo. Vai. Provo a far qualcosa. Fai dritto? Ok, proviamo. Io mi hai bagnato veramente. Hai detto, io quello che dovevo fare l'ho fatto. Cioè no, non è vero. Proviamo un po', vediamo di recuperare qualcosa. Ecco, però se si stronzi. È difficile, difficile. No, ma è impossibile. Ma dai, perci un po', va bene. Oh, prima gara in Moto3, sta a sentire, nessuno arriva a punti. Pelati. Prima gara. In Moto3 mi sa che arriva. No, no, no. Allo Sky. No, non ha vinto, non ha vinto. La prima in assoluto della sua vita non aveva vinto. Non mi ricordo perché era 3 anni fa però. Oh, secondo che ha vinto. Sì. Poi ce li abbiamo dietro, eh. Sì. Marco, ma difficile veramente. Cioè, ma tanto. Non ti mollano niente questi. Mica gli altri nella vita reale ti fanno passare perché sei la prima gara. Fanno così. Dobbiamo cercare di farlo. Di fare una serie più realistica possibile, dai. Magari tanto il campionato il primo anno chi è che lo vince? È apposta. È quello che. Cioè dobbiamo puntare a quello, di fare il più realistico possibile. Qua largo, dai. Perché sto spingendo, sto cercando di riandare a prendere, ma sbaglio di curva, è quello il problema. Tanto ormai lasciare. Ok. Oh no,
sul cordolo. Tanto ormai. Manca 6 terzi. Ti giri per contromano e non si è uno giusto. No, no, dai. Bella però questa. Che era terminata, sì, sì, sono già Bulega ha vinto. Bravo, Bulega. Almeno uno del nostro team, dai. Ho preso male. Magari qualcuno cadeva. Oddio, stavo per cadere. Sono arrivato. Arriviamo così. Dai. Arriviamo così, comunque. A quanti secondi? 17 secondi e 7, comunque. No, non c'è comunque le scuse, facciamo schifo. Non molto. Dai. Dai. Comunque, ragazzi, se non ci fosse stata quella caduta, ai punti ci potevamo anche arrivare. E vabbè, comunque adesso vediamo come fare. No, scusa, ho sbagliato. Devi far continuo. Ho sbagliato. Continuo. Sì, continuiamo. Vabbè, arriviamo al 31esimo. Non ci daranno niente, infatti. 3-4 aveva dato qualcosa come sì, 6.000 punti, vabbè, comunque va bene. E come prima gara purtroppo non è andata bene a causa della caduta. Tutto migliorato però. Tutto migliorato, però c'è stata la caduta, c'è stato il bagnato, c'è stata la fisica pro, c'è stata la prima volta che giochiamo. C'è la stata prima volta che giochiamo. Il livello difficile, non vogliamo tante scuse, però era difficile veramente. Era difficile veramente, comunque lo ridiciamo, cerchiamo di fare il più realistico possibile. Questa serie, adesso ritorniamo e vediamo cosa ci dice Vale. Raga, abbiamo fatto la prima gara a MotoGP registrata con Marco. Indovinate quanto abbiamo fatto? 3. Comunque ragazzi, per questo episodio, per questo secondo episodio, direi che possiamo terminare qua. Purtroppo la gara a causa della caduta non è andata bene, siamo arrivati 31esimi, ma cercheremo di rifarci nelle prossime gare. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. La prossima gara sarà a Misano con la gara all'americana di Flat Track, se non ho capito male. Sì. E la faremo nel prossimo appuntamento e gareggerò io. Quindi ragazzi, ci vediamo al terzo episodio di Valentino Rossi The Game. Bella. Bella.